Bentrovati, miei piccoli amici, come state? Devo dire che a me mancate davvero tanto tanto. Invece voi, durante questa settimana, vi siete comportati bene a casa con mamma e papà? Bene, quindi pollici su. Non dimenticate che l'obbedienza è una delle cose che piace davvero tanto a Dio. Anche oggi sono qua per raccontarvi un'altra storia fantastica che ci parla di una lealtà che ha fatto scaturire un amore senza pregiudizi. Sapete di chi vi parlerò? Questa storia si trova nella Bibbia, nel libro di Ruth, e sono davvero gioiosa di raccontarvi. Siete pronti per ascoltarla? Mi raccomando, state attenti e togliete di giro ogni forma di distrazioni. Vi voglio concentrati. Allora, siete messi seduti? Tanti anni fa, in questo mondo, in questa terra, ha vissuto una moglie che si chiamava Naomi. Naomi era una signora di una certa età, vedova, cioè non aveva più un marito, ma aveva due figli. Questi suoi due figli si sposarono. Uno si è sposato con una ragazza di nome Orpa, mentre quell'altro si è sposato con una ragazza di nome Ruth. Le tre donne vivevano insieme, si trovavano molto bene ed erano molto molto amiche. Ma un giorno è successa una gran tragedia in quella famiglia. I due figli di Naomi morirono e quindi rimasero insieme a lei solamente Orpa e Ruth. E allora sapete cosa è successo? Naomi voleva parlare con le sue nuore. Qualcuno sa dirmi cosa vuol dire la parola nuora? Vi spiego. Allora, nuora si diventa quando una ragazza si sposa con il figlio di un'altra donna. In questo caso qui, queste ragazze avevano sposato i figli di Naomi. Ecco perché erano diventate le sue nuore. Un giorno però Naomi è andata da loro e gli ha detto: ragazze, io ho preso una decisione. Non voglio più restare qui. Voglio ritornare alla mia città di Betlemme perché voglio adorare il mio Dio in quella terra. Vi ricordate che Betlemme era anche la città dove Gesù è nato? Sì, appunto, questa era anche la città di Naomi. Quindi Naomi ha chiesto alle nuore di ritornare al loro paese e dalle loro famiglie. Insomma, Naomi era decisa a ritornare a casa e ha detto alle ragazze di non preoccuparsi con lei, che sarebbe andato tutto bene. A quel punto li baciò, li abbracciò, si misero tutti a piangere con quel saluto. Orpa, anche se molto molto dispiaciuta e molto triste, ha seguito il consiglio di Naomi, la salutò ed è ritornata al suo paese dalla sua famiglia, dai suoi genitori. Ruth invece ha detto: Naomi, non chiedermi di lasciarti, perché io ti voglio bene, e dove andrai tu, andrò anch'io. Dove starai tu, starò pure io. Il tuo popolo sarà il mio popolo, il tuo Dio sarà il mio Dio. Naomi è rimasta molto contenta e insieme a Ruth ha fatto un lungo viaggio verso Betlemme, soltanto che loro avevano un grosso problema. Non avevano soldi, neanche un soldino, e non potevano comprare niente, proprio niente, nemmeno cibo. E Naomi, preoccupata ancora una volta, cercava di convincere Ruth. Ruth, torna a casa tua, almeno lì avrai da mangiare.
E Ruth le rispose: mia amata suocera, non ritornerò indietro, non pregarmi di lasciarti. Io voglio restare con te, il tuo Dio è il mio Dio. E stai tranquilla, non ti preoccupare, perché io so come risolvere questo problema. Allora, stai a sentirmi. Io vado nel campo perché là ci sono operai impegnati nella raccolta delle spighe. E quelle che cadono per terra non vengano raccolte, perché così le persone povere possono andare e prendere da mangiare. E così fece. E quando lei è arrivata lì, ha raccolto delle spighe che erano per terra. Era molto contenta e ha esclamato: quante spighe, quante, porterò tutto a mia suocera Naomi, e ora non moriremo più di fame, potremo fare del pane, delle torte, dei dolci. Però dall'altra parte c'era il proprietario, che si chiamava Boaz, e lui la stava osservando. E dopo averlo osservato, ha dato quest'ordine ai suoi operai: servi lavoratori, domani fate cadere ancora altre spighe per terra. Vedete quella ragazza che è laggiù dall'altra parte? Quando lei ritornerà, lasciatela prendere tutto ciò che le serve. Il giorno dopo, Ruth è ritornata a raccogliere ancora delle spighe, quando all'improvviso ha notato che le spighe aumentavano. E lei, così felice e meravigliata, ha raccolto tutto, non ha lasciato nemmeno una, l'ha preso tutto. Ragazzi, questa storia è successa per davvero. C'è scritta proprio qui: Dio ha provveduto a Noemi e Ruth attraverso la vita di Boaz. E sapete cos'altro è successo? Boaz si è innamorato di Ruth. Loro si sono sposati e hanno avuto un figlio. E per parlare di figlio, sapete che questo figlio di Boaz e di Ruth è stato il nonno di Davide? Sì, quel Davide che poi ha vinto contro Golia e è diventato re. Una delle prossime volte vi racconterò tutta la storia di Davide. Anche la sua storia è bellissima e ci parla di obbedienza, intelligenza, amicizia. Invece la storia di oggi ci ha parlato di una ragazza molto leale e generosa. E sapete cosa ho imparato? Che quando abbiamo lealtà e generosità verso Dio e verso il nostro prossimo, Dio è fedele nel provvedere ad ogni cosa di cui abbiamo bisogno. Per questo vi invito ad essere generosi e leali con i vostri amici, perché quando vogliamo veramente bene a una persona, pur di farle stare bene, rinunciamo a qualcosa che ci sta particolarmente a cuore. È questo il mio consiglio. Che ne pensate? Bene, anche oggi la nostra storia è finita. Però non ci possiamo salutare senza prima fare una piccola preghiera insieme, chiedendo a Gesù, il dono della generosità e della lealtà. Siete pronti? Ripetete con me. Gesù, grazie di appartenere a te, grazie per ogni dono fatto fino a qui, e ti prego di aiutarmi ad avere un cuore generoso e leale come il tuo e come quello di Ruth. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Grazie bambini per essere stati con me. E ci diamo l'appuntamento per lunedì della prossima settimana. Un mega bacio a tutti voi e che Dio vi benedica potentemente. Vi voglio bene. Ciao.
A presto, ciao bimbi, ciao ciao!